passato un anno da quando tre parole che non facevano parte del nostro vocabolario sono entrate nelle nostre vite. Wuhan, coronavirus e lockdown. Un anno dopo guardiamo le immagini che arrivano dalla Cina e facciamo fatica a credere a quello che vediamo. Ma davvero vanno in giro senza mascherina? Fanno le feste, vanno al ristorante, sono tornati a scuola e in ufficio, mentre noi in Italia, in Europa, come negli Stati Uniti, contiamo ogni giorno i morti a centinaia, se non a migliaia. La Cina ci appare lontanissima, oggi ancora di più. Assistiamo increduli, se non infastiditi, e non capiamo. Per questo ho pensato a un viaggio di voci capaci di raccontarci cosa sta succedendo davvero. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Altre Storie. Ci sembrava fantascienza quando un anno fa, al tempo in cui il nuovo coronavirus era colpevole solo di un'epidemia locale in una città dal nome mai sentito, vedevamo immagini di droni che inseguivano anziani passanti intimandogli di rientrare immediatamente in casa. Quando sentivamo le storie di famiglie a cui era impedito di uscire anche solo per fare la spesa, di cittadini che erano tracciati nei loro spostamenti dalle app e di guardiani agli ingressi dei caseggiati. Vedevamo la conta dei morti, che presto arrivò a quota 4.000 e appariva fuori controllo. Poi il mondo si è ribaltato. Da troppo tempo siamo noi in quella condizione. In Cina pensate che c'è stato un solo morto negli ultimi 8 mesi e la cifra ufficiale dei decessi totali da Covid è 4.635, un numero che negli Stati Uniti in gennaio è stato raggiunto in un solo giorno. E il nuovo presidente Biden, quando ha giurato, ha visto che la pandemia aveva già portato via più di 400.000 persone. Ho chiesto della Cina ad Alessandro Vespignani. Per farmi spiegare da lui, che è il maggior studioso al mondo di epidemie, la variante inglese e l'anno che ci aspetta. Gli ho chiesto anche della Cina. E gli ho chiesto come fosse possibile che laggiù la vita fosse tornata quasi normale. Ecco cosa mi ha risposto. Bisognerebbe raccontare forse in maniera dettagliata che cosa vuol dire in questo momento fare un viaggio verso la Cina. Il numero di controlli, il numero di tamponi e test che vengono fatti prima di poter rientrare in Cina, il fatto che appena c'è un caso sono in grado di dispiegare milioni di test e confinamenti di intere aree urbane, cioè un approccio molto molto duro che non viene criticato, che però in qualche modo ha tenuto l'attività epidemica in Cina a livelli bassissimi. Per capire davvero che cosa vuole dirci Vespignani, per capire davvero che cosa succede ogni giorno in Cina, ho cercato un esempio pratico. Una persona che avesse provato sulla sua pelle il sistema cinese. E uno lo conoscevo benissimo. È un ragazzo italiano che di giorni, chiuso in un container, ne ha passati parecchi. Ed è con la sua voce che vorrei cominciare questo viaggio cinese. Sì, il 15 ottobre, dopo aver passato un breve periodo in Italia, io sono tornato in Cina con un volo da Milano a Nanchino e come per tutte le persone che arrivano in Cina dall'estero sono previste 2 settimane di quarantena. Quindi viene fatto un test immediatamente scesi dall'aereo e poi si viene accompagnati direttamente nell'albergo dove si passeranno queste 2 settimane. Questo primo test per me è stato negativo, solo che poi me ne hanno fatto un altro dopo 2 giorni in cui ero nell'albergo e purtroppo a quel test io sono risultato positivo al coronavirus. In quel momento, nell'arco di pochissimi minuti, mi è stato detto di preparare le mie cose ed è arrivata un'ambulanza per portarmi dall'albergo della quarantena in una struttura diversa, un ospedale Covid, una di quelle famose strutture che la Cina temporanee che la Cina ha costruito a tempo di record al picco del contagio. Io sono arrivato durante la notte in questo ospedale, un'infermiera mi ha visitato e poi mi ha accompagnato dentro una piccola stanzetta simile a quella di un ospedale, 5 metri per 3, mi ha chiuso la porta alle spalle e io sarei rimasto dentro quella stanzetta fino a che non sono risultato negativo al virus per 40 giorni.
Filippo Santelli ha 36 anni e da 3 anni è il corrispondente di Repubblica dalla Cina. Ho pensato in questo tempo che se è finito dentro quel container è anche un po' colpa mia, perché sono stato io a mandarlo a Pechino quando ero direttore di Repubblica. Lui ci è andato perché avevo fatto una cosa inedita nei giornali italiani. Avevo fatto un bando di concorso per mettere in palio il posto di corrispondente. Chiesi a tutti i giornalisti che volevano andare in Cina di fare un progetto, di scrivere un progetto. Il suo fu quello che mi convinse di più, perché era molto fresco, molto curioso, non mi riproponeva sempre gli stessi cliché sulla Cina politica, ma aveva veramente un punto di vista diverso. E così decisi di mandare lui, anche se era il più giovane e aveva solo 33 anni. Era una stanzetta d'ospedale tipica, molto spoglia, con 2 letti, e aveva una piccola finestrella, solo che quella finestra non dava sull'esterno, dava a sua volta su un corridoio interno, e quindi non c'era luce naturale all'interno. E questo è stato uno dei più grossi problemi durante i 40 giorni passati lì dentro, il fatto di non avere luce naturale. Quindi per me era giorno quando accendevo la luce e diventava notte quando spegnevo la luce. E poi la porta era chiusa dall'esterno, quindi anche volendo io non avrei potuto uscire. E molto diverso, un po' diverso da quello che succedeva in albergo, perché è vero che anche in albergo dovevo stare dentro, ma lì la porta era aperta, e quella differenza tra una porta aperta e una porta chiusa fa tutta la differenza del mondo. È il segno che la Cina non si poteva più permettere il rischio che io uscissi, non c'era più la fiducia nei miei confronti. La cosa più importante e decisiva era che io rimanessi lì dentro e non il rischio che io trasmettessi il virus, riportassi il virus nella società, nel resto del paese, fosse azzerato. Filippo, ma come le passavi le tue giornate chiuso dentro questa specie di container? Ho cercato di darmi una specie di ritmo. Per esempio, la mattina quando mi svegliavo facevo una specie di passeggiata, ho calcolato 8 passi da un angolo all'altro della stanzetta, aggirando i 2 letti, e quindi andando avanti e indietro facevo più o meno 1 ora di camminata, che ho calcolato essere qualcosa come 3 chilometri. Questo mi serviva un pochino per tenere vivo il metabolismo. E poi l'altra cosa che ho fatto è lavorare. Ho cercato di trasformare quelle esperienza lì dentro, poiché io stavo vedendo la faccia per certi aspetti più cruda, più brutale del sistema cinese di contenimento del virus, ho cercato di trasformare quell'esperienza in un racconto, sia sul giornale che sui social, soprattutto su Instagram, e questo mi ha portato a un grandissimo riscontro da parte delle persone. Mi hanno scritto in tantissimi per mostrarmi la loro solidarietà, ma anche perché interessati a vedere questo aspetto qui del sistema cinese di contenimento del virus, che era poi uno dei motivi per cui, uno degli strumenti grazie a cui la Cina è riuscita a contenerlo. Che effetto ti ha fatto uscire? Ci racconti esattamente il momento in cui ti hanno aperto finalmente quella porta e sei uscito? Ma innanzitutto io gli ultimi giorni sono stati veramente durissimi, perché venivo testato regolarmente. Probabilmente i cinesi usano dei criteri di test molto più sensibili rispetto a quelli degli italiani, quindi a quelli usati nel resto del mondo, e quindi per giorni ho fatto negativo, positivo, dovevo risultare negativo 2 volte prima di uscire, non una. E questo ovviamente era come stare sulle montagne russe dal punto di vista psicologico, quindi gli ultimi giorni sono stati veramente estenuanti. Poi finalmente, quando ho avuto questi 2 esami negativi, è arrivata un'infermiera a prendermi, hanno sterilizzato tutte le mie cose, hanno sterilizzato anche me, e mi hanno riportato lungo questo lungo corridoio dal quale io ero entrato, quindi ho rivisto le stesse stanze, gli stessi corridoi che avevo visto la sera, la notte che ero entrato. Mi sono accorto delle proporzioni che aveva questo ospedale. E poi sono arrivato davanti a questa porta e c'era un grande bottone con scritto exit, quindi ho premuto il bottone, si è aperta la porta e ho rivisto il cielo che non vedevo da 40 giorni, ho rivisto il sole, anche se era il sole della Cina centrale che d'inverno è molto umida e grigia, e però ho fatto un respiro che ho come questo ricordo che sia durato, non so, 20-30 secondi,
come se a un certo punto si liberasse tutta la tensione che avevo accumulato e che da un certo punto di vista non mi rendevo neanche conto di avere mentre ero lì dentro. Mi sembrava di aver trovato una specie di normalità, ma quando ho fatto quel respiro lì ho capito la quantità di tensione che avevo accumulato e che in quel momento finalmente si stava liberando. Ecco Filippo, ma la Cina è l'unico paese che ha preso misure così drastiche, che ha usato, diciamo, metodi così netti? Tanti paesi hanno usato gli stessi principi, che sono principi epidemiologici, direi universali, no? Distanziare il più possibile, isolare le persone, testare e tracciare. Lo abbiamo sentito tante volte che questi sono i principi. Altri paesi dell'Asia che avevano l'esperienza della SARS del 2003 lo hanno fatto in maniera molto efficiente, per esempio Taiwan, per esempio la Corea del Sud, anche lo stesso Giappone. La Cina tutto questo lo ha fatto però con una delle leve superiori, più forti, che sono quelle che ha a disposizione un paese autoritario, un regime autoritario. Per esempio la possibilità di mettere in lockdown a diversi gradi di durezza però 800 milioni di persone all'inizio dell'epidemia. Come? Mobilitando centinaia di migliaia di lavoratori per fare la guardia fuori dai complessi residenziali, ma anche per assistere le persone che stavano dentro chiuse in casa, quindi assicurarsi che avessero la spesa, assicurarsi che avessero le medicine se erano anziani. Questa impressionante mobilitazione che la Cina ha chiamato la guerra del popolo, Xi Jinping ha chiamato la guerra del popolo, è una cosa che da un certo punto di vista solo un regime come quello cinese poteva mettere in atto. E lo stesso vale per esempio per queste grandi campagne di test che sono fatte ogni volta che sono spuntati nuovi focolai. Cosa che è successa in Cina, e noi abbiamo visto milioni di persone testate nell'arco di ore, in pochissimi giorni. E anche questo è un tipo di mobilitazione che solo un regime come quello cinese poteva mettere in atto, e l'ha fatto con grandissima efficienza. Adesso è passato un anno dall'inizio di quella che era soltanto appunto un'epidemia di Wuhan. Abbiamo poi visto le immagini di Wuhan con le persone per la strada, senza mascherina, le feste. Qual è la situazione reale adesso lì e in Cina? La situazione è una situazione, direi, di fragile normalità. Normalità assolutamente, perché già da mesi ormai, direi già dalla fine della primavera del 2020, la Cina e i cinesi sono tornati a vivere come vivevano prima dell'epidemia, con l'eccezione di non poter uscire dal paese, però sono tornati nei centri commerciali, nei ristoranti, a ballare, sono tornati in piscina, sono tornati a viaggiare e a fare vacanze all'interno del paese. E queste sono immagini che sono effettivamente stupefacenti quando le vediamo, se le osserviamo dall'esterno. E perché però dico fragile? Perché comunque dei focolai qui e là continuano a spuntare anche in Cina. Per esempio negli ultimissimi giorni ce n'è uno molto importante nella provincia dello Hebei, che è la provincia che circonda Pechino, e 20 milioni di persone sono state messe in lockdown di nuovo per contenere questo focolaio. Quindi sì, è vero, la guerra contro il virus è vinta, ma il sistema di controllo e di gestione della popolazione che la Cina ha messo in piedi per frenare il contagio è ancora assolutamente attivo e pronto a riattivarsi nel caso di emergenza. Il racconto di Filippo ci dice che la salvezza della Cina è stata quella di isolarsi completamente e anche con numeri bassissimi di contagi continuare a cercare i positivi, tracciare, isolarli e fare questo isolamento sia di singoli cittadini che di villaggi, che di aree rurali, che di città. Allora, quello che voglio capire è che tipo di filosofia e anche di motore politico ci siano dietro queste cose. E allora ho cercato una persona che studia questo e quindi una sinologa. Lei è giovane, si chiama Giada Messetti, ha studiato la lingua e la cultura cinese a Venezia, all'Università di Ca' Foscari. Poi ha vissuto 6 anni a Pechino e io l'ho conosciuta attraverso
un podcast molto bello che si chiama Reshow, che fa insieme a Simone Pieranni. Tra l'altro, proprio nel 2020 ha pubblicato un libro edito da Mondadori che si chiama Nella testa del dragone. E allora l'ho chiamata per chiedere a lei che cosa c'è oggi nella testa dei cinesi. Nella testa dei cinesi oggi c'è uno slancio molto forte verso il futuro e verso il fatto di poter diventare la prima potenza mondiale, nel senso che la Cina ha lavorato in silenzio negli ultimi 40 anni e ha portato avanti una rincorsa economica che abbiamo visto tutti, ma non ce ne siamo veramente accorti e negli ultimi 10-15 anni c'è stato uno scarto, un'accelerazione molto forte che la pandemia di Covid ha ulteriormente accelerato. Quindi i cinesi in questo momento sono in una fase veramente di fiducia nel futuro, nonostante la situazione sia chiaramente problematica anche per loro. Giada, qual è il loro punto di vista sulla pandemia? Ci guardano in maniera abbastanza perplessa, cioè per come è stato gestito, il Covid in Occidente. In Cina c'è stato un gravissimo ritardo di comunicazione di 3 settimane all'inizio della pandemia, ma nel momento in cui si è capito che cos'era il Covid e è stato dato l'ordine del lockdown a Wuhan, nessuno ha più messo in discussione la pericolosità del virus e il fatto che il virus andasse contenuto con ogni sforzo possibile. Complice anche una base culturale molto diversa dalla nostra, che mette al centro la collettività, il bene comune rispetto al bene dell'individuo. Il Partito Comunista Cinese è riuscito a mobilitare la popolazione, quindi ognuno ha fatto la sua parte per contenere il virus, perché il virus era una minaccia per tutto e soprattutto era una minaccia anche per la crescita del paese, e che in questo momento, come appunto dicevamo prima, è proprio slanciato verso una sfida sempre più testa a testa con gli Stati Uniti. Quindi sicuramente questo è un punto molto molto importante. Secondo te, questa pandemia, questo tempo difficile che ha colpito tutto il mondo, ha cambiato la testa della Cina e dei cinesi? Io penso che la pandemia abbia in qualche modo rafforzato una serie di sentimenti che c'erano già negli ultimi 10-15 anni, nel senso che la Cina negli ultimi 10-15 anni ha cominciato a essere sempre più orgogliosa di essere la Cina e di avere un sistema politico, un sistema culturale, un sistema economico parallelo e diverso rispetto a quello occidentale. Cioè, noi occidentali siamo sempre stati abituati a essere una sorta di esempio, no? per gli altri paesi, per le altre civiltà, e ci troviamo per la prima volta di fronte a una civiltà e un paese a cui il nostro modello non interessa, perché in questo momento i cinesi pensano di avere un modello che è sicuramente più efficace del nostro e funziona più del nostro. Quindi sicuramente la pandemia del Covid ha rafforzato questa idea che c'era già, ma la gestione della pandemia del Covid, che in Cina comunque è stata di successo, anche se negli ultimi giorni abbiamo sentito dei nuovi casi di Covid, ci sono dei nuovi focolai, dei nuovi cluster che però sono stati subito tenuti sotto controllo, sicuramente ha rafforzato tantissimo questo sentimento che già c'era. Cioè la Cina, il sogno cinese, insomma, punta a diventare la prima potenza mondiale e punta a farlo come Cina, con le caratteristiche cinesi, e non ha nessuna invidia o aspirazione ad assomigliare all'Occidente. Questa alla fine è la cosa che mi impressiona di più. Nell'anno che noi ricorderemo come il più cupo, il più difficile che ci sia mai capitato di vivere, nel paese in cui tutto è cominciato, si vive con entusiasmo l'idea di futuro. È qualcosa che sembra impossibile da immaginare per noi. Ma com'è stata la vita quotidiana di un italiano in Cina in questi mesi? Ho avuto veramente l'impressione di trovarmi un po' nel posto giusto, no? Mi sono potuto concedere delle libertà che in qualsiasi altro posto nel mondo sarebbero state impensabili. La voce che avete sentito è di Martino Piccioli. È un architetto toscano che vive in Cina dal 2014. È un ragazzo molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, con il nome di Martino Express. Il suo racconto della Cina è spesso sorprendente, anche pieno di divertimento, di costume, di vita quotidiana. Su questa sua esperienza ha anche scritto un libro, Lao Vai, un pratese in Cina, perché lui è di Prato. Allora, Martino, che cosa vuol dire che tu hai fatto cose che in Europa e in America non si potevano fare?
Raccontaci che cosa hai fatto durante quest'anno in Cina che noi non abbiamo potuto fare. La prima cosa che mi viene in mente è il fatto di poter viaggiare, perché io viaggio molto, racconto anche molto dei miei viaggi e all'inizio mi mancava proprio il fatto di non poter uscire dalla Cina, perché io comunque insomma periodicamente ho sempre fatto incursioni all'estero. Quest'anno che appunto al di là dei primi mesi appunto di lockdown abbastanza serrato, però poi alla fine si è riaperto tutto, diciamo che tutto lo scenario solito di voli, di viaggi interni alla Cina è tornato praticamente alla normalità già dall'estate scorsa, se non con alcune eccezioni, ma fondamentalmente io ho visto più Cina quest'anno di quanto non avessi visto nei 5 anni precedenti, perché ho girato veramente tanto, scoprendo anche tante cose nuove. Voglio farti una domanda secca, ma la mascherina tu la porti? Sui mezzi pubblici e in alcuni posti dove lo richiedono, ad esempio all'interno del supermercato. Per il resto no, né nei luoghi all'aperto né nei luoghi al chiuso, al momento. E al ristorante ci vai? Sì, regolarmente da molti mesi. Aspetta, non te l'ho chiesto all'inizio, che così lo spieghiamo. Qual è la città dove vivi? Io in questo momento vivo a Chongqing. Mi sono trasferito a Chongqing, che è una piccola metropoli da 20 milioni di abitanti, da giugno scorso. Sì, sono quasi 8 mesi adesso. Come ti è venuto in mente di passare da Prato alla Cina? Da Prato alla Cina perché, diciamo, io avevo il mio lavoro a Prato facendo l'architetto, avevo uno studio insieme a 2 amici e colleghi associati, però diciamo che si parla del 2014 e non era proprio un momento economicamente stabile, un momento nemmeno troppo interessante per il mio lavoro, per cui avevo deciso di fare un'esperienza all'estero, però non mi sarei mai aspettato la Cina. E poi di punto in bianco mi trovai di fronte a questa proposta di lavoro e mi dissi, ma perché no, insomma facciamolo, inizialmente doveva essere per un anno, ho detto facciamo questa esperienza importante e poi alla fine di quest'anno torniamo in Europa, riavviciniamoci un po', no? E invece adesso insomma sono 6 anni and counting, come dicono gli inglesi, insomma la cosa sta andando ancora avanti abbastanza stabilmente. Ma è un caso che tu sia nato e cresciuto a Prato, che è la città più cinese d'Italia? Io ho sempre vissuto la Cina, vedendo gli stranieri cinesi nel mio quotidiano, e poi alla fine tutto questo si è invertito, perché mi sono trovato io a essere lo straniero in mezzo ai cinesi. Mi ricordo ancora appunto la battuta che fece mia nonna, che mi disse in pratese stretto: e che tu ci vai a fare in Cina, che tanto i cinesi sono tutti qui da noi. Dopo Martino voglio tornare indietro di un anno, al momento in cui tutto è cominciato. E lo voglio fare con il racconto di un testimone diretto che Wuhan la conosce bene, perché è la città dove ha conosciuto sua moglie, camminando sotto i ciliegi in fiore del campus universitario, dove si è sposato e dove è nata sua figlia. Quando la pandemia è iniziata, io ero a casa con mia moglie, avevamo avuto una bambina da 1 mese, quindi eravamo entrambi ancora a casa per la maternità. La prima volta che veramente ho sentito del virus era il 27 dicembre, durante un corso che avevamo fatto in ospedale, io e mia moglie, e da dei colleghi che lavoravano al Central Hospital di Wuhan, che appunto è esattamente il posto dove tutto è partito. Il 31 di dicembre poi, in realtà, ci fu un messaggio di una mia amica che ha un ristorante italiano a Wuhan, che mi parlava appunto del mercato chiuso, di un virus che si stava diffondendo, se sapevo qualche cosa di più tramite mia moglie o tramite gli altri colleghi. La chiusura del mercato certo fu qualcosa di importante, perché ad un certo punto si parlava di questa polmonite come essere sorta dal mercato, e quindi tutti quelli che vivevano nel mercato erano un po' visti come degli untori. Noi in realtà viviamo dall'altra parte del fiume, dello Yangtze River, quindi noi essendo dall'altra parte ci sentivamo sicuri, perché dicevamo tanto l'epidemia è legata al mercato, il mercato è dall'altra parte della città e chi ci va dall'altra parte della città? Noi stavamo bene dove stavamo. Il 9 gennaio viene formalizzato che questa infezione era compatibile con quella della SARS, si trattava di un nuovo coronavirus comunque che aveva dei tratti della SARS e che i casi erano saliti a 41.
E poi con la comparsa dell'infezione in uno dei paesi esteri, in Thailandia, la prima infezione il 13 di gennaio, che in realtà iniziamo a spaventarci. Nel procedere dei giorni, anche grazie a uno studio insomma dell'Imperial College di Londra, il 17 di gennaio, si viene a sapere che in realtà i casi potrebbero essere molti di più. Non solo, ma a questo punto il governo cinese ammette l'esistenza di altri 544 casi. E quindi fondamentalmente si instaura quello che è un meccanismo, quella che è un'esplosione tra la popolazione di informazioni che fino a ieri erano date col contagocce e oggi per via un po' della pressione esterna, un po' per della volontà da parte delle autorità poi non più locali ma nazionali di fare trasparenza, insomma iniziano a esserci momenti di rabbia e di esplosione di rabbia e di sfiducia nelle chat. Gli ospedali erano già presi d'assalto e purtroppo la Cina, a differenza dell'Italia o dell'Europa, ha molti pochi posti letto per abitante, molti pochi, quindi in realtà si sono saturati quasi immediatamente. E questo è in qualche maniera l'impatto che noi abbiamo avuto col virus. Francesco Barbero è un infermiere di area critica, cioè significa che per esempio sta nella terapia intensiva. E lui è andato a Wuhan per la prima volta nel 2011. Era andato con uno scambio tra gli ospedali di Torino e quelli di Wuhan. Pensate i casi della vita. Erano andati lì perché l'Italia portava esperienza per la medicina di emergenza e soprattutto era focalizzato su insegnare ai cinesi come comportarsi nelle malattie respiratorie e quindi come usare i sistemi di ventilazione. Tutte cose che sarebbero diventate poi fondamentali. Lui ha poi deciso di trasferirsi definitivamente lì nel 2016 perché ha sposato Xiao Wei, che è un medico cinese, il nome vuol dire bocciolo di rosa, e lei lavora, è un medico e lavora al pronto soccorso di uno dei principali ospedali della città. E la loro bambina è nata poco prima del lockdown, poco prima dell'inizio di tutto, un anno fa. Lui però non lavora in Cina, ma per un'organizzazione internazionale che fa servizi medici d'urgenza in giro nel mondo. E quindi oggi vive in Papua Nuova Guinea. Si sposta con dei piccoli aerei per fare degli interventi d'urgenza, per fare dei corsi, per fare supporto, per esempio, alle terapie intensive. E ci risponde al telefono da Port Moresby, che è la capitale dello Stato, della Papua Nuova Guinea, che si trova poco sopra l'Australia. Ecco, io voglio, Francesco, che tu ci racconti quella notte, siamo al 23 gennaio, in cui tutto cambia. Siamo andati a dormire quella sera abbastanza sereni. Un'amica italiana mi aveva chiamato poco prima per chiedermi se era il caso di comprare biglietti aerei per partire. Io ho detto, ma figurati, non... Il regolamento internazionale sanitario non prevede la chiusura, il blocco totale di una città, non mai prevista, anzi guarda nella SARS, l'esempio della SARS che è durata un anno e mezzo, in realtà nessun paese è veramente andato in lockdown, quindi non ti preoccupare, dormi e domani mattina ci risentiamo. Ahimè, quella notte io non riuscivo a dormire, quindi ho ben pensato di collegarmi e guardarmi la meeting dell'OMS che si concludeva con un nulla di fatto, e quella notte in realtà i cinesi giocarono l'anticipo. Quello che fecero fu appunto di chiudere la città, e questa fu una notizia che sorprese. Io quella notte lì immediatamente mi attaccai al cellulare per comunicare questa cosa anche agli amici italiani, i quali però la videro soltanto in mattinata, ahimè. Nonostante tutto li sento ancora, nonostante in realtà molti di questi magari sarebbero anche partiti prima, o avrebbero quantomeno fatto il biglietto per partire, e invece io gli dicevo di non preoccuparsi e che non sarebbe mai successo un lockdown della città. Ecco, sono stato smentito in pieno. E quindi la mattina del 24 fu una... del 23, pardon, fu una fuggi-fuggi. Molte persone che conoscevo, cinesi che non erano di Wuhan, cercarono in tutti i modi di raggiungere la stazione dei treni. Tra l'altro la stazione dei treni dista soltanto pochi chilometri dal mercato di Wuhan, quindi stiamo parlando davvero della hot zone dell'epidemia. E nessuno avrebbe però pensato che quel lockdown si trasformasse veramente in una prigione, perché il lockdown di Wuhan non è il lockdown come l'abbiamo vissuto noi in Italia. Il lockdown di Wuhan è stato
per i primi giorni, per la prima decina di giorni, quelli che in realtà io ho fatto, è un lockdown sufficientemente rilassato. Veniva chiesto a noi, a me, a mia moglie, di non uscire, ma potevamo uscire per andare a fare acquisti, un po' come capita in Italia. Quello che è stato poi dopo, noi siamo partiti il 2 di febbraio, la sera del 2 di febbraio, in realtà il 3 mattina, siamo ritornati in Italia con l'aereo della Farnesina. Quello che capitava, che è capitato poi dal 3 in realtà, è che la gente è stata sigillata in casa e non potevano uscire per nessuna ragione. Dovevi comunicare con la fotografia del termometro e mandarla al tuo punto di riferimento che collezionava, appunto, che raccoglieva tutte le informazioni rispetto ai residenti, addirittura anche la temperatura due volte al giorno. Quindi siamo passati dalla quarantena come la conosciamo noi, una quarantena quasi democratica, a una vera e propria prigione. La foto di Francesco con la moglie e la figlia che arrivano in Italia è finita su tutti i giornali, perché lui aveva in braccio la sua neonata, che si chiama Anna, e quindi questa è diventata, sulla scaletta dell'aereo sono stati fotografati ed è diventata una delle immagini più forti di quell'aereo organizzato dalla Farnesina che riportava gli italiani a casa. A quel punto Francesco ha trovato un lavoro, è stato assunto immediatamente dall'ospedale di Orbassano nella cintura torinese ed è andato a lavorare nelle terapie intensive Covid. Diciamo, non se lo sono lasciati scappare, è stato uno di quei contratti a termine che l'Italia ha fatto. Poi però sono dovuti tornare in Cina perché l'ospedale dove lavora la moglie ha detto chiaramente che avrebbe perso il posto se non fossero tornati. E quindi hanno capito che dovevano tornare in Cina. Noi dovevamo rientrare a Wuhan, io sarei rimasto volentieri in Italia, ovviamente, con la bambina e la moglie, anche se ovviamente l'Italia in quel momento lì usciva, in realtà usciva dall'estate, quindi si riapprocciava al momento difficile che poi abbiamo visto essere la seconda ondata. Comunque, quando siamo poi rientrati a Wuhan, la situazione dagli amici che erano lì, che l'hanno vissuta, in realtà era un po' surreale, perché la gente non si fidava ad uscire, non si è fidata ad uscire per qualche mese. Poi certo ci sono state le foto che abbiamo visto tutti della parte in piscina, piuttosto che dei club, piuttosto che di gente che cammina senza mascherina. Questo era fino a poco fa, perché in realtà io quando sono arrivato a novembre ancora, a cavallo di novembre, la situazione era ancora quasi serena, ottobre-novembre, dove non c'erano contagi. Oggi, con i contagi che stanno di nuovo tornando, la gente è di nuovo tornata molto sul protettivo e quindi non nessuna cena, nessun spostamento, e la gente è di nuovo tornata a fare una sorta di lockdown volontario, appunto, nella speranza di evitare uno più pesante. Francesco, per te oggi è impossibile tornare a casa da tua figlia Anna. Cosa ti racconta tua moglie al telefono? Quella popolazione di Wuhan, tutto riesce in questo momento, ma non riesce proprio a parlare, ad aprirsi su quello che è successo da gennaio ad aprile. Quello è un periodo che ha segnato sicuramente tutti. E questo fa sì che almeno il popolo cinese, ma la mia stessa moglie, in realtà non voglia tornare sull'argomento. È una ferita aperta, è un trauma che è ancora vivo ed c'è una forte paura che questa ferita possa riaprirsi da un momento all'altro. Quando pensi che potrai riprendere in braccio tua figlia? Io sono partito da Wuhan a metà ottobre, sapendo che sarebbe stato difficile. Sarebbe stata dura, sicuramente avrei dovuto lavorare per qualche mese, perché il periodo invernale, immaginavo, sarebbe stato un momento di nuovo critico per la pandemia. Non potevo immaginarmi però perché quello è, insomma, lo speravo di no, quantomeno dell'insorgenza di mutazioni importanti che poi abbiamo visto insomma intervenire. Io speravo di tornare a casa per febbraio-marzo. A questo punto metto in... quindi di stare lontano da casa per 6 mesi, a massimo 6 mesi, ma a questo punto bisogna vedere come va la pandemia. Siamo entrambi dei professionisti, sia io che mia moglie, conosciamo questo genere di situazioni quantomeno sulla carta, ecco, poi non, la vita reale è un qualche cosa che, insomma, scopriamo passo dopo passo, e quindi non mi faccio illusioni. Io spero di tornare appunto ad aprile, ecco, massimo, spero.
Voglio farti un'ultima domanda. Quale immagine di quest'anno non dimenticherai mai? Il 2020 è stato l'anno delle quarantene. Ho passato praticamente una cinquantina di giorni in posti vari, tra hotel piuttosto che non container, in quarantena. O nel caso dell'Italia era stata la Cecchignola, un posto dove avrò dei ricordi stupendi, perché stupendi sono stati i militari che ci hanno accolti, e poi quella dei colleghi, nel senso che l'immagine dei colleghi che si vestivano per venire con me in terapia intensiva, e queste tute in cui si suda e le mascherine che non ci sono e il grondare di sudore all'interno degli occhiali che non ti permette di vedere nulla. Martino, e tu che immagini ti porti dietro? Il momento in cui, dopo essere rientrato in Italia l'anno scorso a marzo, io tornai con un volo su cui fu registrato un caso, e dalla quarantena che avrei dovuto comunque fare a casa mia mi portarono in una struttura centralizzata del governo dove passai 14 giorni in reclusione. L'immagine che credo che mi porterò è stato il momento in cui, uscendo dalla stanza in cui mi avevano tenuto, ci furono i soldati che erano di guardia che mi fecero il segno, il saluto militare. E questa è un'immagine che, non lo so, mi ha fatto molto piacere, perché in quel momento lì io, che in qualche modo potevo sentirmi una persona da temere, no? Perché ero stato comunque, potevo essere potenzialmente pericoloso. Il momento in cui io ho rispettato, diciamo, le loro misure di salvaguardia, appunto, il fatto che mi abbiano fatto il saluto militare è stata una cosa che mi ha fatto sentire in qualche modo un po' uno di loro, ecco. Giada, e per te? Qual è l'immagine che ti ha colpito di più del 2020? Ne hai una? Sì, io devo dire che una delle cose che mi ha colpito di più è stata una foto delle piscine a Wuhan in estate. In Italia sì, avevamo un po' riaperto, insomma, si facevano le cose con cautela. Io mi ricordo questa immagine con migliaia di persone a bordo di una piscina che ballavano, e mi ricordo che dentro di me avevo pensato: che bello, prima o poi riusciremo a rifarlo anche noi. Ed era stato un momento in cui mi ero ripresa, cioè ero diventata un pochino più ottimista rispetto al fatto che invece purtroppo penso che questa situazione durerà a lungo. E quindi, insomma, sì, quella foto lì devo dire che mi aveva tanto colpito. Filippo, chiudiamo questo viaggio con te, che eri a Wuhan a fare il giornalista e a raccontare quando è arrivata la pandemia. E poi hai vissuto tutto quest'anno cinese. Per te qual è l'immagine simbolo? Ma secondo me l'immagine che è un po' il simbolo di questo del successo della Cina sono questi guardiani che a un certo punto, a febbraio, mentre l'epidemia sembrava fuori controllo, sono spuntati all'ingresso, ai cancelli di ogni unità residenziale cinese, armati, per così dire, con questo termometrino a forma di pistola, e che ti puntano tuttora alla testa per prendere la temperatura. Ora, questi guardiani, che sono dei lavoratori molto umili e hanno questi termometri che molto spesso danno delle temperature completamente sballate, viene 34 gradi, 33 gradi, e loro tutti stupiti che sono lì a riprovare a prendere la temperatura finché non esce un valore diciamo credibile. Ecco, questo secondo me simboleggia il fatto che il sistema con cui la Cina ha contenuto il virus non è un sistema ad alta tecnologia, un grande fratello, ma è un sistema che si basa sulla moltiplicazione dei controlli e sulla mobilitazione di questa forza lavoro umana e sul fatto di controllare e di far sentire le persone controllate. E questo ha portato anche le persone ad adeguarsi, a rispettare le regole, e ha rafforzato in un certo senso il patto che c'è stato tra i cinesi e il regime. Per me l'immagine più forte dell'anno che abbiamo passato sono stormi di uccelli fermi sull'autostrada. Per lavoro sono andato prima a Torino e poi fino a Venezia. Era il momento del lockdown più duro. Ed era tutto completamente deserto, non c'era nessuno. Ero l'unica macchina che percorreva l'autostrada.
Questa cosa mi faceva un po' paura, gli autogrill erano chiusi, c'erano soltanto dei camion di Amazon e di qualche supermercato. E continuamente c'erano questi uccelli. Molti erano corvi che stavano fermi sull'autostrada. Mi avvicinavo con la macchina e si alzavano in volo. Ecco, si erano ripresi i loro spazi. Questa idea che in assenza dell'uomo, perché noi eravamo assenti, la natura si fosse ripresa il suo spazio. Altre storie, una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, la producer è Valentina Meli, in redazione Francesca Abruzzese, il fonico di presa diretta Giulio Moratti, le registrazioni e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti.